Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati in nuovo Mukbang. Stasera lasagne che sono avanzate da ieri del mio compleanno. Quindi, ragazzi, buon appetito, buona cena e alla fine buon quel che volete, dai. Buon appetito! Beh, se però stasera fa caldo, eh. Per il forno. Allora, spiegatemi perché il giorno dopo qualsiasi cosa che si fa è sempre più buona. Naturalmente ho già il biscotto pronto. Alla fine tra tiramisù e passa al forno è stato più buono tutto oggi. Forse perché si compatta tutto, i sapori, boh, è un mistero questo. Forse perché si compattano i sapori, non so, devo chiamare Cannavacciuolo. Se no vado a trovare Cracco che è qua vicino in Duomo e vi spiego come mai. Che delizia! Sì, ragazzi, e un altro anno se n'è andato. Ma gli anni che ho me li sento solo sulla carta d'identità, addosso non me li sento. Voi cosa state mangiando? Se ne vuoi ancora un altro pezzettino, Sì, c'è. prendo un pochino, ma non Anche perché troppo. poi è finita la pacchia. Sta E dov'è? qua. Poca, poca. Guarda, tira. Dov'è che lo... Ah, grazie. Proprio, a me piace quella proprio secca, un po' dove... Vai. Se quasi mi piace l'angoletto. Guarda, mamma mia, mi sa che... Domani devo mettere la minestrina. Domani ti mangi il minestrone. Ah sì, è vero. Devi solo scaldarlo. Ma che buona, eh? La lasagnola. Coca-Cola. Uffa. Mettiamo qua, faccio la tegna, andiamo a fare il bis. Ma guardate ragazzi che bella che è. La incorniciamo? Questa si magna. Ma
E un altro anno è passato. Però seriamente scrivetemi qua sotto nei commenti, perché il giorno dopo veramente è più buona la pasta al forno, anche il risotto. Il risotto, ma tutto quello che si prepara il giorno dopo è molto più buono, come mai? Forse perché veramente si assembla il tutto, si compattano anche i sapori. Sì. Mi sa che la prossima volta la mangiamo il giorno dopo. Hai ragione. Bisognerebbe mangiare il giorno dopo. È stata un'idea di Sofia, ha detto quasi quasi la prossima volta si fa, però anche questo. La faceva la sera prima per il giorno dopo. Infatti. Sì, però bisogna vedere se io, per dire, io riesco a trattenermi. Ah beh, quello è una cosa tua. Da questa bontà. Basta, ne ho anche abbastanza. Ecco, passato il mio compleanno, ragazzi. Praticamente, fra le mura domestiche, un tempo che manco ci accorgeremo, mi ritroverò qua di fronte a me un albero di natalizio. Dici? Allora, buona, è strabuonissima, riempie tantissimo e ti fa passare la voglia di dire, cioè ti fa venire voglia di fare veramente, come io ho detto, lo devo fare, ma questa volta seriamente, facendo gli esami del sangue, facendomi vedere da un professionista, fare una bella dieta. Sto pensando adesso, cosa c'è? Immacolata, Sant'Ambrogio per Natale, giusto? No, è prima di Natale. Cos'è che c'è prima? Prima c'è Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio, l'Immacolata e Natale. Per l'ultimo dell'anno? No, però comunque... Allora, Sant'Ambrogio... No, l'Immacolata cos'è? L'8? Sì. Dicembre, giusto? Sì. Chissà se quest'anno come regalo di Natale, come dicevano, quando io ero piccolo mi dicevano Gesù bambino porterà anche la neve. Sapete che bello se per un Natale nevicasse? Almeno. Così. Se nevica e fa freddo, uno mangia, dice fuori nevica e pensa al letto come me, no? Io mi sono sempre a letto, ragazzi. Vi pare un bel letto caldo? No, scherzo, dai.
Ragazzi, dato che la fine è veramente poca, e buttare questa o metterla lì in eresia, io faccio così: prendo questo pezzo qua, l'altro è praticamente uguale, e glielo lascio a mia moglie, così alla fine non sprechiamo il mangiare. Io mi mangio questa delizia qua, veramente che buona. Sto scoppiando, perché adesso sono arrivato, però è un peccato veramente buttarla via. Quindi sono due forchettate, dai. Bene ragazzi, dopo essermi gustato questa favolosa, fantastica lasagna fatta da mia moglie, che l'abbia mangiata anche ieri per il mio compleanno, il mukbang termina qua. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale di Coppia e Dall'Imbertis, perché lì poi prenderanno live e video di Coppia. E niente, io spero che quando guarderete questo mukbang, pranzate, cenate e fate la mia compagnia. Qua iniziano i fuochi d'artificio, pazienza. Bene ragazzi, io vi auguro buona serata, un bacione, noi ci vediamo alla prossima, ciao!